nel Bassanese e in tutta la Pedemontana danni per la grandine che ha colpito a macchie di leopardo. Impegno per Bassano, la lista centrista di Roberto Marin presenta i suoi candidati a sostegno di Elena Pavan. Sputa l'indirizzo di Elena Donazzano, l'assessore regionale chiede spiegazione al comune di Bassano. Il presidente del quartiere San Vito paragona i partigiani all'ISIS, è polemica ma lui dice lo rifarei. Ripresi i lavori del Ponte Vecchio dopo la breve pausa dovuta al maltempo, ora tocca ai vostri. In esclusiva le immagini del ladro che ha colpito uno degli esercizi commerciali più noti di Bassano. Buonasera, ben trovati a questa edizione di TG Bassano. Maltempo che ha colpito ieri sera una vasta fascia della Pedemontana, veramente, come si dice in questi casi, a macchia di leopardo, un campo sì, un campo no. Questo ha generato molti danni che stanno per essere valutati dalle agenzie della regione. Nel frattempo il governatore Veneto ha firmato appunto uno stato di calamità per quanto riguarda appunto questi danni. Vediamo nel dettaglio. Il maltempo di ieri sera non ha risparmiato nemmeno Bassano. Nel solito corridoio largo quasi un chilometro che parte da Schio e corre lungo la fascia pedemontana fino ad arrivare nel Trevigiano ed oltre. La grandine ha distrutto diverse coltivazioni, come ci ha raccontato Claudio Bizzotto, da 35 anni coltivatore biologico. Questa è una pianta di pero, chiaramente la grandine è durata per più di mezz'ora, anche se non era molto grossa, però ha compromesso tutti i frutti. Non sono solo i peri ad essere stati danneggiati, ma anche i peschi, le primizie come l'insalata, il sedano, il cappuccio, i piselli, oltre alle patate che si nutrono delle foglie esterne. Queste sono fragole coltivate biologicamente, hanno un prezzo medio sul mercato di 5-6 euro al chilo, e qui solo di fragole ci sono 5-6 mila euro di mancato introito. Questa è coltivazione di asparago che non è ancora in produzione, perché i primi due anni si lascia vegetare la pianta per fare forza nelle radici, e come vedete è stata potata. Non ci sono più le cime, non ci sono più gli aghetti. Ironia della sorte, anche le piantine di cipolle, ancora da interrare, sono state distrutte dalla grandine. Lei, Claudia, adesso come si sente? Sono molto triste, perché vedo vanificati i lavori, gli investimenti, le speranze della stagione più fruttifera, diciamo, dell'anno. Tristezza comprensibile, oltretutto condivisa con molti altri agricoltori veneti in questi giorni. Il maltempo aveva rallentato anche i lavori per il ponte, oggi sono proseguiti, si sta lavorando sugli spartiacque. Le due stilate sotto restauro del Ponte Vecchio giorno dopo giorno ritornano sempre più all'aspetto familiare. Dopo la pausa per il maltempo, sabato il cantiere si è infatti concentrato sui rostri. In particolare gli operai hanno iniziato a montare il puntone o il palo spartiacque che rende così caratteristico il profilo del Ponte degli Alpini. Anche la lungherina è stata sostituita e i lavori sono andati avanti sul piano di calpestio. Con l'eccezione del 1° maggio, livello del Brenta permettendo, si continuerà a lavorare per cercare di arrivare allo stop dei lavori entro metà del mese, per poter finalmente rimuovere la tura dall'alveo. Poi a fine anno si costruirà la nuova tura da Via del Macello, quindi a valle del ponte, per poter intervenire sulle ultime due stilate verso Borgo Angarano. I giocatori di poker che vogliono vincere la posta, e la posta è quella di sindaco di Bassano, sono tre, non quattro, ricordiamo quindi il centro-sinistra, il centro-destra e il Movimento 5 Stelle. Sono diverse invece le liste che appoggiano i vari candidati, si stanno presentando proprio in questi giorni, per esempio Impegno per Bassano, centrista, che appoggia Elena Pavan.
Impegno per Bassano la civica centrista che appoggia come candidato sindaco Elena Pavan, ha come capolista Roberto Marin, che, lo ricordiamo, aveva fatto un passo indietro come candidato a primo cittadino dopo trattative piuttosto vivaci. La presentazione della squadra è venuta all'imbocco di Viale dei Martiri, ostentatamente con vista sul Grappa. Deve essere un momento storico, culturale, ma soprattutto di memoria per le future generazioni, perché noi crediamo soprattutto che attraverso la crescita culturale si può progettare la Bassano del futuro. E qual è il punto forte del programma? Il nostro punto forte sono i quartieri e le associazioni, perché rappresentano il cuore e la testa della città. I quartieri rappresentano il quotidiano della città, che va ascoltato e soprattutto va collaborato insieme per far crescere la città, anche nell'esigenza quotidiana. Le associazioni e il mondo del volontariato rappresentano la testa, rappresentano l'elemento di sussidiarietà orizzontale di cui l'amministrazione bassanese ha bisogno. Nel programma l'idea di una grande Bassano o di una Bassano diffusa sembra essere un motivo forte. Un motivo dominante dell'intera azione di governo, declinata poi in tutti i capitoli ovviamente relativi al sociale, all'urbanistica, ad ogni singolo aspetto, lo sport e l'istruzione. Come motivo principale e come contenitore verso il quale convogliare è quello di Bassano leader nel territorio. Con Impegno per Bassano, che oggi presenta la sua lista, c'è questa comunanza di visione. Bassano deve essere una città diffusa che dialoga con i comuni contermini e che offre dei servizi qualificati anche alle realtà vicine. Programmi che, come spesso accade, non sono sempre facilmente distinguibili tra gli opposti schieramenti. Non sono un po' tanto simili i programmi di centrodestra e di centrosinistra, dite più o meno le stesse cose. Ma se diciamo le stesse cose vuol dire forse che la città ha bisogno di tante risposte, e forse da questa analisi bisognerebbe farsi anche qualche punto interrogativo rispetto a quanto è successo e come è stata amministrata la città in questi ultimi 10 anni. Il presidente del quartiere San Vito parla di terroristi islamici accumulandoli ai partigiani. Lui fa dei distinguo, non tutti i partigiani, però sul punto insiste parecchio. L'abbiamo sentito. Il presidente del più grande quartiere di Bassano, San Vito, è noto per una certa verbosità su Facebook. In poche parole, quando a Ezio Calmonte prudono le mani e sente anche solo lontanamente parlare di sinistra o di partigiani, lui ci vede rosso. L'ultima, in clima da festa della liberazione, è aver paragonato i partigiani ai terroristi islamici. Apriti cielo, quando scrive di porcherie di partigiani comunisti, si pone come facile bersaglio dell'indignazione, di cui si è fatta interprete subito, per esempio, Alessandra Moretti, che gli ha letteralmente cavato la pelle. Lui, Calmonte, non si scompone. Quello che manca dopo 74 anni in Italia, unico paese al mondo, è 25 aprile, giornata della libertà e della riconciliazione. Lei l'ha detto o non l'ha detto che i partigiani in certi casi sono stati come i terroristi islamici? Io ho scritto che i fatti successi dopo la fine della guerra sono atti criminali da equiparare volendo anche a quanto stanno facendo i terroristi dell'ISIS. Insomma, Calmonte ricorda come lui accetti i partigiani purché non siano comunisti e insiste. Lei lo riutilizzerebbe questo paragone che ha utilizzato, partigiani-ISIS, perché l'ha utilizzato, sì. Oppure ci ripenserebbe un attimo? Ma guardi, a ripensarci bene lo ripeterei. Subito dopo si rende conto e ci mette una pezza che noi non neghiamo a nessuno. Però non i partigiani, coloro che hanno compiuto azioni tipo l'eccidio di Schio o tipo le prevaricazioni su tutta la gente normale che ha patito quello che ha patito in un anno, 2 anni dopo la fine della guerra, ecco, non sono da ammirare, sono da esecrare esattamente come i terroristi dell'ISIS, tali e quali. Per la serie lo ridico qualora non si fosse capito bene. L'assessore regionale Elena Donazzan ha raccontato di essere stata vittima di un brutto episodio dai risvolti politici ieri sera. Un fatto spiacevolissimo, perché hanno sputato sulla mia macchina con dentro me ed era evidentemente un atto di disprezzo nei miei confronti. Io sono scesa, mi sono presentata a questa ragazza dopo che
accaduto questo, lei si è rifiutata di dare il suo nome e gli altri che erano con lei, 8-9 persone, hanno detto: beh, se lei dice questo noi negheremo. Io in macchina avevo il vice sindaco di Rossano Veneto che ha visto tutto, ma la cosa grave è che erano fuori da una sede di un'associazione che ha uno spazio, un uso del comune, che queste persone già quando ero passata avevano manifestato un certo disprezzo, insomma, evidente. Quello che deve preoccupare è il clima che c'è fuori, magari costruito da qualcuno. Quello che mi preoccupa è che, siccome queste associazioni stamattina sono stata presso la sede e al di fuori c'erano tutti adesivi con inneggianti all'antifascismo, ecco, non vorrei che qualcuno usasse le sedi comunali per fare della propaganda, alimentare l'odio, e poi l'odio diventa uno sputo o qualcosa di peggio. Elena Donazan ha preannunciato un'interrogazione in consiglio a questo proposito. Parliamo di un furto in un negozio molto conosciuto a Bassano, è uno dei tanti, non è certamente lo scoop dell'anno, ma è il racconto di quello che invece si sente e come nella vita di tutti i giorni, perché sono quelle piccole cose che generano molta insicurezza. Le immagini per noi in esclusiva. È accaduto la notte scorsa esattamente alle 3:06 minuti del mattino, presa di mira da un ladro la gastronomia da Guido in Viale Vicenza a Bassano del Grappa. Il colpo ha fruttato poche centinaia di euro, ma andiamo per gradi e cerchiamo di vedere assieme, quasi in presa diretta, quanto è accaduto grazie alle immagini delle telecamere interne forniteci dal titolare Guido Ostuni, molto conosciuto in città. Sono esattamente le 3:06, a quell'ora non c'è nessuno, alle 4 arrivano le prime donne delle pulizie che hanno dato l'allarme vedendo la porta d'ingresso della pizzeria scassinata e aperta. Un malvivente forza la porta, probabilmente con un piede di porco, lo vedete, tentenna un po', tanto da sostare per un attimo quasi incredulo delle proprie azioni, ci ripensa, entra, si dirige verso il bar, tenta di scassinare la cassa in velocità, addirittura poi si capirà che ha portato via l'intero cassetto contenente anche tutti gli scontrini della giornata. Si dirige verso la gastronomia, qui tenta di aprire altri 3 cassetti, ma sembra essere spaventato, desiste, uscendo esattamente 2 minuti dopo. Sono le 3:08. La notte scorsa l'allarme non è scattato a causa del maltempo, il ladro sembra essere andato a colpo sicuro, conoscendo il posizionamento delle casse. Forse un avventore del locale, ogni pista è aperta adesso, con le immagini lo è ancor di più, sta alla polizia del commissariato di Bassano risalire all'identità del ladro. Ecco il Bassano 1903, siamo arrivati al capitolo finale di un campionato che è stato sicuramente esaltante. Football Club Bassano 1903 in pole position per quella che è la 30ª e ultima giornata di campionato che va a coronare un anno di grande successo, e mister Maino ha le idee chiare, ha già steso la lista dei giallorossi convocati per la partita di domenica alle 15:30 che si giocherà nel campo dello stadio comunale di Castelfranco Veneto contro il Salvatronda, ed ecco i nominativi: i portieri Pozzan, Righetto, Scaranto, difensori Valdisserra, Benetti, Bonaguro, Ceccato, Frangu, Frasson, Gaborin, Meneghetti, per i centrocampisti Comarin, Frakesen, Scanagatta, Scotton, Zanin, gli attaccanti Battistella, Bertollo, Cosma, Garbuio, Maestrello, Ovoio. Una partita che contribuirà, ne siamo certi, a riconfermare una bella favola che anima i cuori dei tanti tifosi giallorossi in attesa della prossima stagione ancora tutta da inventare, dove una nuova pagina sarà scritta dai giovani giocatori. Come ogni sabato è l'appuntamento con la TV dei ragazzi in collaborazione con la Fondazione Pirani Cremona, e parliamo di giovani voci. Ciao a tutti, oggi siamo in compagnia del coro Giovani Voci Bassano, diretto da Cinzia Zanin e composto dai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 25 anni. Perché hai deciso di far parte di questo coro? Perché mi è sempre piaciuto cantare e ho fatto 3 anni di propedeutica musicale e dopo ho deciso di entrare in coro. So che da poco hai iniziato questa avventura, cosa ti ha spinto ad iniziare?
Io ho sempre cantato da sola, facevo lezioni private e mi ha ispirato a cantare in gruppo perché volevo provare l'energia del gruppo. È impegnativo essere un membro di questo gruppo, quanto tempo ti richiede? Le prove settimanali sono due, ma ha richiesto molto più tempo perché ci sono da imparare delle parti e delle coreografie. Vi siete esibiti a diversi eventi, avete partecipato a numerose tournée, ci racconti qualcosa? È stato molto interessante per vedere i modi di concepire la musica e del coro diversi da quelli che abbiamo noi usualmente, per conoscere nuove persone e mettersi in gioco. Quali sono le caratteristiche che deve possedere un ragazzo se vuole far parte del vostro coro? Sicuramente molta voglia di mettersi in gioco, la passione per la musica e la voglia di fare nuove amicizie. Perché avete deciso di entrare in questo coro? Soprattutto perché anche la mia maestra di musica mi diceva anche che sono brava a cantare, quindi ho detto perché no? Prendevo lezioni private, a un certo punto la mia maestra se ne è dovuta andare perché abitava troppo lontano. Mia mamma ha detto prova a andare in un coro, ci ho provato e adesso mi piace. Il 19 gennaio avete ricevuto il premio San Bassiano, che emozione ha provato? È stato decisamente un momento molto importante per la vita dell'associazione. Noi esistiamo dal 1990, quindi operiamo nel territorio veramente da tantissimo, da lungo tempo, e sono passate generazioni di ragazzi, e quindi questo premio ha, come dire, rappresentato anche non solo una gratificazione per il gruppo in sé, per il percorso che ha fatto, ma anche ha testimoniato qualità e l'importante opera educativa e artistica che fa in seno alla città. Grazie ragazzi per aver condiviso con noi la vostra passione per il canto e per la musica. Anche per questa settimana è tutto, ci vediamo sabato prossimo, non mancate. La passione per i cori dilaga veramente a nord-est ed è una bella passione, e da sempre, c'è da dire la verità. Passaggio a livello, sono pericolosi, attenzione. È accaduto pochi minuti prima delle 7 a Rosà, al volante della propria auto un residente della zona, l'uomo di 45 anni, ha battuto le sbarre all'altezza del passaggio a livello di Borgo Tocchi. Immediato l'intervento di una volante del commissariato di Bassano che ha da subito cercato di regolare il traffico dei treni della linea Bassano-Padova, che ha subito qualche rallentamento, dopo aver constatato che il conducente dell'auto era illeso. Lo strano episodio, come ha spiegato in seguito la Polfer di Castelfranco intervenuta sul posto, lo stesso protagonista dell'accaduto, è stato causato dal fatto di essere stato abbagliato dal sole di primo mattino. Potrebbe suonare come una scusa che vada a coprire un momento di distrazione, tuttavia non è la prima volta che gli agenti intervengono per episodi simili. Maggiore attenzione quindi viene sollecitata per quanti guidano, hanno il sole contro, soprattutto di prima mattina, nella linea Bassano-Padova, Bassano-Venezia, Treviso-Vicenza e Montebelluna-Campo-Sampiero. Ora l'uomo incorre in una contravvenzione di 60 euro, la decurtazione di 6 punti della patente e risarcimento danni alle Ferrovie dello Stato per l'intervento effettuato dai tecnici al fine di ripristinare il danno. Notizie dal territorio, andiamo ad Asiago. Asiago, grave incidente stradale stamattina attorno alle 10.30 nella strada provinciale della Fratellanza ad Asiago, appunto in località Mosca. Una Fiat Panda che procedeva verso valle, condotta da una donna del posto, si è scontrata con una prima moto nel momento di svoltare a sinistra. Per l'impatto l'austriaca 48enne è stata sbalzata per diversi metri, per lei necessario l'elisoccorso verso il San Bortolo di Vicenza. Un'altra moto, sempre proveniente dal senso opposto di marcia, si è scontrata con la Panda. Il conducente ha riportato fratture lievi per la donna al volante dell'utilitaria. E notizia di servizio da Bassano. Bassano, chiusura temporanea del parcheggio di via Gramsci per la realizzazione della cabina elettrica. Si rende quindi noto che a partire dalle ore 7 di lunedì 29 aprile il parcheggio all'incrocio con via Vaccari e via Torino verrà chiuso. L'apertura è prevista per le ore 20 di venerdì 10 maggio o comunque alla fine dei lavori. E poi attenzione anche per la chiusura di una strada. A
Altra strada chiusa da lunedì prossimo per i lavori della Pedemontana Veneta. Dal 29 aprile quindi non si potrà più transitare per via Baggio a Bassano, quel cavalcavia che collega la città a Travettore di Rosà. Unica eccezione sarà riservata ai residenti della zona. I lavori proseguiranno fino a data da destinarsi al completamento dei lavori di quel tratto di strada. Andiamo a Romano De Zellino, perché chi aveva in programma di andare a passare una bella giornata ad Angoli Rustici dovrà rimandarla, perché non si terranno domani gli Angoli Rustici a Romano De Zellino per il maltempo che è previsto, ma invece si terranno il 1° maggio, quindi attenzione, non domani, domenica, ma il 1° maggio Angoli Rustici. C'è da dire che lo stand di gastronomia resta aperto domani e sarà aperto nuovamente il 1° maggio, quando Angoli Rustici aldieterà il proprio Romano De Zellino con i suoi bellissimi racconti di verità veneta di altro tempo, appunto Rustici. Noi vi ringraziamo a questo punto per averci seguito, però vi do naturalmente anche alcune indicazioni per questa sera alle 21.15. L'amore è una cosa meravigliosa, e chi dice assolutamente di no? Alle 9.10 invece di domani, domenica, al Santo Rosario, a seguire la parola del Signore, alle 10 la Santa Messa in diretta dal Santuario di Motta di Rivenza. Vi ringraziamo per averci seguito, una buona sera e col meteo. Cherubin, scopri il gusto dei nostri salumi nostrani, senza additivi chimici. Cotto campestre, senza glutammato, 79 centesimi letto. Salamella d'asino, 4,95 € al pezzo. Le previsioni per domani. Tempo inizialmente da perturbato a instabile, poi variabile, con estesa copertura nuvolosa fino al mattino e schiarite più significative in seguito. Precipitazioni, probabilità nel complesso alta a nord-est e medio-alta altrove, di fenomeni a tratti sparsi e più spesso diffusi fino al pomeriggio, poi nettamente più radi, con limite delle nevicate in abbassamento fino a 1300-1600 metri. Temperature in calo, anche sensibile riguardo ai valori massimi. Cherubin, prova i formaggi della Lessinia, da 99 centesimi letto. Morlacco del Grappa, 99 centesimi letto. Asiago Mezzano, 79 centesimi letto. Cherubin, a Bassano, aperto da lunedì al sabato con orario continuato.